una via crucis tradizionale, se la vediamo nelle sue 14 stazioni, ma non è tradizionale se consideriamo i dipinti nella loro nobile arte di rileggere la via crucis come via mistica della croce. Il legno dal colore caldo è stata la scelta determinante del lavoro perché il legno stesso ha dettato l'uso di questo tipo di colori chiamati acrilici e nati in epoca relativamente recente. Il volto di Gesù viene raffigurato quasi anonimo, ovvero senza i lineamenti fisici, non perché sfigurato e annullato dal dolore, ma perché già trasformato dalla luce della croce. L'originalità dei dipinti sta nel rendere partecipe la stessa natura del cammino mistico di Cristo, e tutti sanno, o dovrebbero saperlo, che la parola natura in latino significa sta per nascere. E allora appare chiaro, la chiave di lettura di questa Via Crucis nei suoi dipinti è unica, la nascita di una nuova umanità, nel suo significato di rinascita di ogni essere umano. La via della croce non può che essere mistica, come cammino che segnerà ogni essere umano nella sua interiorità spirituale. Un cielo minaccioso e un lampo di luce. Cristo è tra due portali di un tribunale che lo ha appena condannato e d'ingresso verso il Golgota. Una folla di maschere curiose, impotenti. Cristo è accanto a una figura enigmatica, forse il maligno già pronto all'appuntamento. Solo la natura sembra incoraggiare il condannato, offrendogli boccioli di speranza. Il cielo è aperto, Cristo con il legno sulle spalle e con lo sguardo verso la città santa, simboleggiata dalla pianta spoglia di vita, è pronto al grande viaggio. Lui, il grande benefattore, è condannato per aver amato troppo. Le maschere, quasi nascoste dietro a un cespuglio, si ritraggono sbigottite. La gente prima esalta e poi tradisce. Una caduta, la prima, forse la più umiliante per il Figlio di Dio, venuto per portare su di sé il peccato del mondo. Quanto pesava quel peccato. Cristo ci guarda per dire: non temete. Mi rialzerò. Poche le maschere, divise in due gruppetti, forse per incoraggiare Cristo a rialzarsi. Ma Cristo tende la mano sinistra verso la natura, verde di speranza. La madre e il figlio. Un silenzioso abbraccio è l'incontro più mistico della storia. Avviene nel cuore del mondo. Nessuno assiste. Le maschere sono sparite. Solo alla natura è permesso esserci. Sembra rinata. La madre è ancora incinta come la natura è sempre in gestazione. Ma anche il figlio è pronto a generare lo Spirito Santo. Una triplice gestazione mistica. Il Cireneo, ovvero di Cirene, non è un nome di persona, uno qualunque, costretto a portare il legno del condannato stremato, per il timore che non arrivasse sul Golgota a dare spettacolo. Cristo lascia fare, sa che tutto fa parte del gioco del potere. Le maschere
di nuovo sparite. Cristo tende ancora la sinistra verso la natura. A noi non ha nulla da dire? Veronica, portatrice di vittoria, oh, vera immagine, è la donna che ha asciugato il volto di Cristo e Cristo le ha fatto il dono del suo volto. Un incontro di grande gentilezza mistica. Le maschere, eccole di nuovo, svergognate dal volto impresso su di un pezzo di lino. Una reliquia che vale ben più di 1000 volti anonimi che temono anche le loro ombre. Gesù è piegato su se stesso a mostrare la debolezza umana e fin dove arriverà la perversione del maligno. Le maschere temono le ire del cielo che preannunciano qualcosa di temibile. Le piante si sono irrigidite come d'inverno, ma c'è sempre qualche foglia viva e qualche cespuglio verde che anticipa la primavera. Cristo non lascia la croce, è sua e nostra. Alcune donne cercano di consolare Gesù e Gesù le rimprovera duramente. Le parole sterili non servono. Lui va a morire per dare un senso mistico a tutto quel non vivere che solo la natura non conosce, nemmeno d'inverno, quando tutto è in gestazione. Le madri generano figli solo fisicamente, come pezzi di legno destinati al fuoco. Per la terza volta, forse un motivo c'è. Anche la Trinità Divina partecipa. Il Figlio non è solo, disteso sì per terra, con la croce che egli non abbandona. Sembra quasi amarla come un legame che unisce cielo e terra. Cristo sembra che riposi e preghi il Padre e lo Spirito. Forse nascosti nei cespugli di verde, gli unici ad assistere a quello spettacolo mistico. Gesù accondiscende che, secondo la prassi romana, venga spogliato delle sue vesti. Offre senza reagire il suo braccio a colui che, più uomo che soldato, quasi genuflesso, sembra riluttante, forse deriso o forse no dalle maschere, mentre la natura avvolge, quasi a proteggerlo, il Signore dell'universo, a cui non rimane che nudo riflesso del divino. Lo crocifiggono, nulla di tanto violento come si può invece vedere nelle crocifissioni di artisti quasi compiacenti di un Cristo sofferente. Lontano dalla folla, le maschere sono sparite. Gesù, sorretto dal più umano tra i soldati, sembra volersi adagiare sul letto di una natura rigogliosa, sempre pronta ad attutire i colpi violenti della malvagità umana. Difficile da descrivere con parole umane. Soltanto gli occhi mistici sanno vedere oltre la morte, che non è una tragedia blasfema aver ucciso il Figlio di Dio. Cristo, morendo, ha consegnato lo Spirito all'umanità, il suo Spirito vitale, lo Spirito Santo. È già risurrezione ed è già Pentecoste. Anche la natura canta Alleluia in tutto il suo splendore. Con la stessa delicatezza con cui è stato crocifisso viene deposto dalla croce. Tutto finito? Anche il cielo sembra partecipare al lutto. La devozione popolare, favorita dalla liturgia, ha aggiunto di più il Sabato Santo come il giorno della visita ai sepolcri. La natura accompagna la deposizione con la speranza che qualcosa succederà. Ma era già successo sulla croce.
L'ingresso della grotta, come un rosone trasparente, fa intravedere quel monte luminoso dove il risorto si incontrerà coi discepoli. L'ultima stazione non finisce nella morte. Il sepolcro resterà vuoto, già immerso nel verde speranza. La risurrezione è già in atto dalla croce. La vita è nella caverna del nostro essere, qui lo Spirito ci rigenera ogni giorno.